Vuoi arrivotare quest'anno sulla spiaggia? E allora fa pure sta pasta e patate estiva. Voglio, è a fine Romun, ci vogliono pochi ingredienti e va ricreato. Il vero sapore della pasta e patate invernale, manco pa spiaggia, che l'ha estiva, a fine Romun. Primi due passaggi per farla naturalmente raffreddare poi questa pasta e patate estiva. Cuocere la pasta in acqua salata. È bollente naturalmente e io mi sono anche già anticipato che mi sono cotto alcune patate, le ho fatte raffreddare, ho tolto la buccia e adesso aspettiamo la cottura della pasta. Quando la pasta è pronta, la mettete in un contenitore, in una placca, ci mettete un filino d'olio per non farla attaccare e rimanetela fuori a temperatura ambiente a farla raffreddare, se potete e se volete, anche con un po' di carta pellicola così non si secca sopra, ma fatela raffreddare per bene. Mo, la pasta naturalmente si è raffreddata, le patate si sono raffreddate, adesso incomincio a tagliarmi gli ingredienti che servono per fare questa pasta e patate estiva. Naturalmente le patate me le vado a tagliare a cubettini. Per renderla più bella e gioiosa estiva, i pomodorini, ho scelto quelli là gialli, rossi, verdi, neri, a pugazzi, come volete voi, li ho tagliati metà e metà. Basilico, ma il pezzo forte viene adesso, munitevi di brick. Adesso ringrazio Ottavio Maltempo e Giusi della pizzeria Made in Napoli di Colone che mi hanno dato questo bel prodotto che senza questo prodotto non può venire a fine Romuno. Grazie, pizzeria Made in Napoli. Allora, adesso voglio prendetevi o fior di latte o provola, quello che volete. Io in questo caso ho fior di latte che mi ha dato, fior di latte affumicato che mi ha dato Ottavio Maltempo. Prendetelo e mettetelo in un brick con un paio di patate, un poco poco. I parmigiani grattugiato, naturalmente, un goccetto di latte o panna per rendere il tutto cremoso, giusto un poco di sale e un poco di pepe, anzi non poco, una bella porzione generosa. E adesso andiamo a frullare il tutto. Guaiù, questa è proprio la cremosità perfetta, vedete? Naturalmente voi aggiungete altro latte se necessario. E naturalmente andate ad assaggiare come faccio io, voglio dimmelo un po', perché questa è quella crema che farà uscire il sapore della pasta e patanovella. Wow, pasta e patana. E mo siamo pronti, vieni con me. Pasta. La pasta e patana, che ci vuole? Le patate dentro. Un po' di provola dentro, che non deve mancare. Pomodorini misti, facciamo scendere proprio a pioggia. Il profumo estivo del basilico perché ci vuole. Un pizzichino di sale perché poi dopo ci andiamo a mettere la crema. Un filino d'olio extravergine d'oliva, dell'altro pepe. Nella pasta e patate originale invernale ci stanno i pezzetti di grano, di parmigiano e praticamente le scorze, ok? Noi chiamiamo scorze. Siccome è fredda, non ci posso mettere la scorza, se no saltano i denti, ci mettiamo scaglie di grano. E per finire, questo è il tocco magico. E questa ricetta è mia, ma non copiare, ma è mia. Pasta e patate estiva, la crema di provola e patate. E mo' ha mischiato tutto cosa. Ecco qua, mischiato tanto bene. Guardate qua com'è bella cremosa e a fine Romun. Mo' andiamola a impiattare e diamo un coppa spiaggia. Obiccan lì, pronta per essere portata sulla spiaggia. Naturalmente questa è una placchetta piccolina. Ma mi ricordo che la nonna faceva i frittati, i puparuoli, certi bestie, stamane. Fatela pure voi quest'anno, mi raccomando, inviatemi le foto. E taggatemi perché questa è una ricetta mia, pasta e patate estive, non esiste, l'ho fatta solo io l'anno scorso. Però l'anno scorso ero circa 10 kg, boh, sono un po' più piccolo. Però prova assaggia, andiamo a vedere. Ma che faccio? Mica cavolo, ma sono scema lui. No, amore, la minestra c'è pure lui. No, veramente, ma da che? Guarda, è veramente a pasta e patate, però. Versione estiva, cioè praticamente la pasta e patate ma fredda e a fine Romun. Fammi sapere se la fai e soprattutto se la porti sulla spiaggia.